Ed eccoci ritrovati a questa nuova puntata di Start Week in questo lunedì 19 ottobre. Buonasera Angelica. Buonasera Luigi. E amici, come vi ho detto prima nell'anteprima, che avete visto un po' durante tutta la giornata apparsa sulla nostra rete, oggi parleremo di tanti argomenti. Avremo come ospite i dirigenti responsabili del laboratorio Arte Facendo di San Marco dell'Amis e parleremo delle attività che stanno svolgendo in questo periodo. Iniziamo come sempre però dalla prima parte dell'attualità, poi tanto accadrà la rubrica della musica, della tecnologia, dello psicologo, la rubrica di cronaca, il fatto dei Luigi Tricarico e tanto altro accadrà anche in questa puntata. Ora partiamo dall'attualità, dalla notizia che vi diamo di un episodio accaduto a Foggia. Tentato furto al caveau della banca, ma la chiave si inceppa. Quattro arrestati. Nell'ambito dell'operazione di polizia, Double Key, così il nome dell'operazione, quattro persone sono state arrestate, tra loro anche due ex guardie giurate. Una quinta persona è ricercata. L'obiettivo da centrare era il caveau della sede del Banco di Napoli a Foggia, dove nella filiale di Corso Vittorio Emanuele avrebbero trovato più di 200 cassette di sicurezza contenenti i tesori dei foggiani, tra denaro e gioielli. Un colpo pianificato nei minimi dettagli e da mettere a segno in modo pulito e silenzioso, grazie alle copie, fo alle fo alle copie fotostatiche dei due chiavi. Quella della porta d'emergenza dell'istituto di credito e quello del caveau, copie realizzate grazie alla collaborazione di una guardia giurata in servizio. E quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile di Foggia, che all'alba di qualche giorno fa hanno sgominato un'organizzazione tutta foggiana accusata del tentato furto ai danni del caveau del Banco di Napoli. Nell'ambito dell'operazione Double Key sono state arrestate quattro persone, per i reati di associazione a delinquere e tentato furto, mentre una quinta è ancora ricercata. Tra loro anche due persone collegate agli istituti di vigilanza foggiana. Si tratta di un'ex guardia giurata, Marcello Di Sibbio, di 57 anni, e Domenico Di Sapio, collega di 46 anni, all'epoca dei fatti in servizio. Insieme a loro Vincenzo D'Angelo e il collega e un'altra persona, Giuseppe Carmellino, rispettivamente di 34 e 51 anni. L'operazione è maturata nell'ambito dell'indagine ben più ampia e tuttora in corso, relativa alla rapina aggravata ai danni del caveau dell'Istituto di Vigilanza Service di Foggia del giugno scorso, quando l'intera città divenne ostaggio di un comando di almeno 20 persone. L'attenzione della polizia si è quindi concentrata su alcuni istituti di vigilanza della città e su alcune guardie giurate, originando l'operazione odierna che, precisano gli inquirenti, non ha alcun collegamento con l'episodio del villaggio Artigiani. Il piano del furto al caveau di Corso Vittorio Emanuele a Foggia, dopo il primo accesso fallito, si è definitivamente arenato dopo l'arresto su ordinanza di custodia cautelare di Sapio, accusato di un episodio analogo ai danni del caveau del Banco di Napoli di Piazza Puglia, sempre a Foggia. Nell'ambito delle indagini, gli agenti hanno riconosciuto in Di Sabbio, D'Angelo e una terza persona sfuggita al blitz i responsabili di una rapina a mano armata ai danni di un camionista che trasportava fitofarmaci. Il fatto avvenne alle 3 di notte tra il 15 e il 16 febbraio. In quell'occasione l'autotrasportatore, dopo essere stato sequestrato con la minaccia dell'arma, è stato poi rilasciato ed abbandonato nelle campagne in prossimità di Borgo Incoronata. Il valore del carico derubato fu stimato di circa 100.000 euro. Fonte Foggia Today. Questa è la notizia di cronaca che ci tenevamo a darvi, accaduta appunto a Foggia. Prego, Angelica. Invece adesso vi leggerò l'appello di padre Pietro, rialziamo il pozzo di Stignano. Come ben ricordiamo, sono passati quasi 2 anni dal tentativo di furto del pozzale rinascimentale del chiostro grande del santuario di Santa Maria di Stignano.
Quando mi recai a Stignano, scrive il custode del convento Padre Pietro, per vedere cosa era successo al pozzo, mi venne un colpo al cuore e stavo quasi stramazzando a terra anch'io. Il grande chiostro cinquecentesco non era più lo stesso. Quel pozzo aveva resistito per 5 secoli ai terremoti, alle guerre, ai briganti, ai pastori e all'abbandono. Non ha resistito però alle barbarie del nichilismo del nostro tempo, da cui non si salvano ormai nemmeno le opere d'arte, come avviene ad opera del fondamentalismo islamico nel Medio Oriente. A San Marco in quel periodo c'erano stati anche furti negli appartamenti, assalti alle banche e avvelenamento di cani randagi. È ora di rialzare il pozzo di Stignano, è ora di svegliarsi, è ora di mettere fine alle barbarie, è ora di rimboccarsi le maniche in una reazione collettiva che ci aiuti a recuperare i valori che hanno reso grande la nostra civiltà. È ora di recuperare la nostra identità. Stignano e San Matteo sono parte essenziale della nostra storia e della nostra vita. C'è un progetto approvato dalla soprintendenza che prevede il costo di circa 11.000 euro. La provincia dei Frati Minori ha assicurato il proprio contributo. Faccio appello ai cittadini, alle istituzioni di San Marco, perché con il poco di tutti si riesce a fare cose grandi. Tutti sono invitati a partecipare, a dare il loro contributo. Gli alunni delle scuole, le associazioni, il comune, le parrocchie, perché tutti possiamo dire abbiamo rialzato il Pozzo di Stignano. Questo è l'appello di Padre Pietro, custode del convento di Stignano, e Padre Bernardino, rettore della chiesa, rivolto a tutti i cittadini e soprattutto alle istituzioni di San Marco. Bene Angelica, adesso passiamo a un'altra parte della trasmissione, al talk avremo questa sera degli ospiti del laboratorio Arte Facendo di San Marco e Lamis, dove ci parleranno delle attività che stanno in questo momento svolgendo appunto a San Marco e Lamis, e quindi l'invito alla cittadinanza a farne parte. Bene, linea al talk e poi la trasmissione andrà avanti. Bene, adesso andiamo avanti con Start Week. Abbiamo prima parlato con Angelica nella prima parte di attualità di quello che è successo in questi giorni in provincia di Foggia con lo sventato assalto al Banco di Napoli di Foggia e poi dell'appello per far ripristinare Stignano. Allora, adesso nel talk andiamo avanti con la trasmissione, abbiamo degli ospiti come sempre. Settimana scorsa abbiamo avuto ospite il vice sindaco di San Marco e Lamis, Raffaele Vino, abbiamo parlato a tappeto su tutte le problematiche che oggi ha il comune, sul dissesto e tanti altri argomenti. Oggi siamo sempre qui a San Marco e Lamis, parliamo di San Marco e Lamis e guardiamo a una realtà, a delle realtà locali che ci sono come i laboratori Arte Facendo, e quindi i miei ospiti sono dei rappresentanti dei laboratori Arte Facendo di San Marco e Lamis, li vedete inquadrati. Benvenuto e buonasera a, ben ritrovato, a Ludovico delle Vergini. Buonasera, cioè, buonasera a tutti. Gli amici da casa magari ricorderanno, sei stato ospite nelle ultime puntate di giugno per parlare della Notte Bianca, poi magari facciamo un accenno. E nostro ospite, nuovo ospite, Michele Di Lullo. Ciao Michele. Ciao a tutti. Sempre buonasera. Un collaboratore, un iscritto al Laboratori Arte Facendo. Ora, il talk di questa sera, vedete nella sovraimpressione, nei titoli, sono le attività dei laboratori Arte Facendo. Per chi magari non è di San Marco, Arte Facendo si trova a San Marco, in Lamis, e poi spiegheremo bene di cosa si tratta. Però prima di iniziare a parlare di questi vostri laboratori, le attività che fate, che iniziate a fare, progetti futuri, un piccolo, diciamo così, postilla, se la volevamo farla, se la volevi fare tu, sulla Notte Bianca, che diciamo, ricordo nelle ultime puntate della scorsa edizione, giugno, abbiamo parlato di come è andato a organizzarla, di qualche novità. Adesso siamo a ottobre, sono passati 2 mesi dal 22 agosto, se non mi sbaglio, che si è celebrata a San Marco la Notte Bianca. Allora Ludovico, tira un po' le somme di questa 8ª edizione di quest'anno, appena conclusa, diciamo. Sì, grazie della domanda, perché poi chiudere il cerchio è sempre opportuno, certo. No? Se non lo si chiude è sempre come un qualcosa che resta un po' in sospeso, okay. Quindi grazie di quell'introduzione, anche se poi l'argomento è diverso, che poi neanche tanto diverso, perché fondamentalmente Più fa notte più fa forte è un'attività nasce e si rinforza attraverso la creatività del laboratorio Arte Facendo, quindi molte delle riunioni, dei litigi, delle cose
belle avvengano in villetta comunale. Come è andata? Una cosa sicuramente la possiamo dire: esisterà la nona edizione, sempre il penultimo sabato di agosto del 2016. Non so se cade il 21, il 23, 21, il 20. È sempre uno meno. Sì, tipo anno bisestile, però boh, vabbè. Comunque intorno a quella data, intorno a quella data, la notte della Taranta sicuramente ci imiterà anche l'anno prossimo. Scherzo, direi che molte volte coincidono questi due grandi eventi della Puglia. Noi pensiamo sia riuscita bene la festa, nonostante la mattina fino alle 2 del pomeriggio. Diciamo che siamo stati leggermente in ansia, tanto in ansia, tra ansia, tristezza, che a volte si trasformava in rabbia, perché è chiaro, quando non puoi gestire, quando non puoi controllare alcuni eventi, alcune variabili come questa, come il tempo, dopo 6 mesi, 4-5 mesi di preparazione, quel giorno ti viene a piovere e diventa un massacro. Quindi magari se c'è stato un afflusso minore rispetto alla settima e alla sesta edizione, che magari sono state quelle più grandi, molto probabilmente è legato dal maltempo che c'era in zona. È chiaro che la persona da fuori si scoraggia a venire. E è andato bene, i gruppi hanno rispettato in pieno l'anima della piazza, tutte le attività intorno hanno colorato San Marchillamis, come sempre, tra cultura, enogastronomia e storia. Una cosa che ti è rimasta impressa di quest'anno, se c'è qualcosa particolarmente? Una cosa che mi è rimasta, devo dire, una cosa che tuttora pensiamo, è la forte energia sprigionata dai giovani nuovi che sono parte di Arci Artefacendo, dell'organizzazione di Chi Fa Forte e Chi Fa Forte. Meno negli anni sì, c'era degli innesti, dei piccoli innesti, uno o due persone ogni anno. Quest'anno veramente c'è stata l'esplosione, e quando giravi stanco e passavi dalla piazza e vedevi 20 ragazzi nuovi che stavano lì sotto allo stand, dicevi sì, questo è il senso, così potremmo riuscire non solo a fare Chi Fa Notte e Chi Fa Forte, ma a fare cultura a San Marco e Lanz. Ecco. Sempre Notte Bianca, quest'anno è stato il primo anno, ero presente a Rignano Garganico da Notte Bianca, poi una mini Notte Bianca, non so se te ne hanno parlato, e a San Giovanni Rotondo anche, mi sa, 2 giorni, l'11 e il 12 agosto, sì, se non mi sbaglio, sono stati 2 giorni di Notte Bianca. Cosa invece ne pensi delle... altre... Sì, in realtà non voglio essere sì, non voglio dire come sono andate perché non ero presente, quindi non mi sento di esprimere, come dire, pareri su, sì, pareri su quello. Non so se Michele, anche perché erano precedenti alla nostra, sì, erano prima, e nei 10 giorni precedenti, diciamo che si ha poco tempo, molto altro a cui si ha poco tempo. Comunque io c'ero e posso dire che a Rignano, come primo anno, diciamo, più che una notte bianca, era un gruppo che suonava fino a tardi, poi c'era un altro gruppo, dei ragazzi alla console. C'era un pochetto di persone, tutte da San Marco, sì, e qualche rignanese, diciamo, ma non tanto. Sì, forse persone. Una forte differenza tra il nostro Chi Fa Notte e Chi Fa Forte e le notti bianche degli altri comuni è l'impronta molto culturale delle nostre attività. Cioè non è il fare festo, la dance o il gruppo musicale, seppur importante, ma è tutto l'indotto intorno che crea quel giorno culturale, perché la nostra indole è quella, e credo che insomma abbiamo imparato a farlo. Poi è chiaro che tutte le polemiche ci stanno, sono fisiologiche a ogni evento, ogni attività che una persona fa. È giusto che ci siano, assolutamente. Poi se servono a migliorarsi, meglio ancora. C'è le critiche sono positive se costruttive. Sempre comunque. Allora, adesso invece ci spostiamo al tema della puntata, che sono i laboratori, forse i laboratori di Arte Facendo, le attività che svolgete. Innanzitutto, se lo vogliamo ripetere, se lo vuoi ripetere, sì, tu Ludovico, cosa sono i laboratori Arte Facendo e chi siete? Sì, chi siamo è una bella domanda, perché è vero, perché non è una cosa, ma è una serie di persone, esatto. È proprio quello il senso. Nascono nel 2009, quindi siamo al sesto anno di attività,
Ed è una serie di organizzazioni, per la precisione 5 organizzazioni, 2 di San Marco, Arci e Santa Cecilia, associazione musicale, 2 di San Giovanni, Ventida Sud e Cala la Sera, 1 di San Nicandro, la cooperativa San Riccardo Pampuri. Quindi il Laboratorio Arte Facendo è un agglomerato di organizzazioni che gestisce 3 strutture pubbliche che prima dell'intervento dei laboratori erano in disuso. Cioè, molti ricorderanno a San Marco della Villetta, dove c'era già Santa Cecilia, però ovviamente la struttura era mal ridotta, piena, mangiata d'umidità e via dicendo, e solo per una parte, l'altra parte della struttura era completamente in disuso, così come a San Giovanni Rotondo, ex mattatoio, così come a San Nicandro, un'ex scuola elementare. Quindi è un progetto regionale che ha finanziato l'ambito territoriale di San Marco. E dietro poi gara d'appalto, l'Arci come capofila amministrativa e gestionale e la spuntata, insomma, ha vinto il bando. Cosa si fa? Il nome banale scontato dà proprio l'idea di quello che si fa. Laboratori, arte facendo. Per laboratori intendiamo una serie di strumenti, spazi, idee, che noi organizzatori mettiamo a disposizione sia dei soci, ma di tutti quelli che si vogliono avvicinare. Cioè la nostra idea è l'apertura, la nostra idea, perché è poi quella di Arte Facendo, l'apertura totale degli spazi, a qualsivoglia idea. E poi vedrete con Michele le varie attività che stiamo mettendo, che sono sul campo in questi giorni. L'obiettivo iniziale del progetto era appunto quello del coinvolgimento di giovani, di utilizzo di spazi pubblici, di non come dire, gerarchizzare, è brutto il termine ma forse rende l'idea, ma di rendere agevole e fruibile gli spazi. E su questo credo che ci stiamo riuscendo, perché se dovessimo elencare tutte le associazioni, le organizzazioni anche di fuori che vengono all'interno degli spazi, ci metteremo parecchio tempo. Quindi è una cosa molto positiva. Per sì. I ragazzi che voi, diciamo, tra virgolette vi prendete cura, e per la collettività che sì. Abbiamo detto più di una volta qui, purtroppo San Marco ha poco di cui vantarsi, e i laboratori arte facendo sono una delle poche belle realtà che ci sono rimaste, quindi teniamocene strette. Grazie del complimento. È la realtà. Ogni tanto fanno bene pure i complimenti. Certo. Come le critiche, ogni volta energizzano. Stanno più cariche. Sì, sì. Hai parlato delle attività che fate, delle attività in programma in questo periodo, alcuni sono partiti, altri, mi dicevi, stanno per partire, e faccio questa domanda a Michele Di Lullo. Allora Michele, quali sono le attività che voi in questo momento diciamo, proponete ai vostri iscritti, alle persone che vengono a trovarvi? Sì, allora, stiamo per partire in questi mesi, sono già anzi aperte le iscrizioni, stanno per partire 3 corsi di formazione. Questo è uno degli aspetti peculiari dei nostri laboratori, cioè oltre ad attività live, ad attività diciamo di collaborazione con le altre associazioni, cerchiamo comunque di offrire alla popolazione dei corsi che in qualche modo possano arricchire il proprio percorso diciamo di vita. I corsi di cui parlavo poc'anzi sono uno di scrittura creativa che curo personalmente, in cui imparerà a costruire fiabe, storie, a giocare con le parole. Chi sono coloro che possono iscriversi a questo corso? Non c'è limite d'età, basta solo mettersi in gioco, non c'è assolutamente limite d'età, come tutti i nostri corsi di formazione d'altronde. Oltre al corso di scrittura creativa sta per partire anche a cura di Carolina Tenace un corso di riciclo creativo in cui appunto a partire da degli oggetti che sono diciamo oggetti da riciclo si arriva a creare nuove opere d'arte, nuovi manufatti fatti appunto con questi materiali di riciclo. Quindi è un bel corso, questa è la prima volta che lo facciamo, vi invito insomma ad esserci, questo è molto interessante. Sì, visto che è anche socialmente forte come corso, certo. Proprio come idea è forte. Veramente l'utilizzo di bottiglie di plastica, non so se la regia può mandare la locandina. Nunzio. La locandina, Nunzio, scusatemi. Raffreddore autunnale, invernale, se mandi la locandina. Nella locandina il nostro grafico Felice ha messo alcune foto reali di oggetti creati da Carolina, sì. Che è una fisioterapista
Cioè, per dire, quando poi le persone si mettono in campo, in gioco, è una fisioterapista che lavora a San Marco e dedica il suo tempo, oltre il lavoro, a questa cosa qui. E il marito mi dice sempre, dice, non sappiamo più dove metterle, dove mettere gli oggetti, quindi benissimo, ve la portate un po'. Diciamo, crea un buon lavoro, così non occupo spazio con le creazioni. E quindi dico alle persone, anche adulte in questo caso, di venire a sperimentare, perché vedere dal nulla, da una bottiglia di plastica, creato un portafiori con dei fiori stupendi e via dicendo, insomma fa tanto, da un barattolo di pomodori, di salsa, vedere che esce fuori un pupazzo, certo, ha un certo effetto, diciamo. Sì, sì, sì. Abbiamo, in questo momento sono anche, abbiamo visti in sovraimpressione, sono usciti. Dicevi, sì, per continuare su questo discorso, è importante sia quello che diceva Ludovico, ma anche il rapporto che abbiamo con il mondo che ci circonda, cioè avere un rapporto con gli oggetti che non sia un rapporto di usa e getta, ma sia invece un qualcosa che possa, diciamo, possa portare alla creazione proprio, diciamo, un nuovo aspetto, ecco, manufatturiero, ecco, possiamo dire artigiano, di trattare gli oggetti che altrimenti sarebbero da buttare. Buttati. Oltre a quest'altro corso di formazione è appena partito invece il corso di disegno a cura di Matteo Nardella, già il secondo anno credo che facciamo partire questo corso, a cui seguirà poi un corso di disegno e un corso di xilografia fino a maggio-giugno credo. Oltre a questi corsi c'è anche spazio per l'attività fisica, ospitiamo tipo un corso di ballo, anche dei corsi di Zumba Fitness. Ci sono dei giorni a settimana precisi, no, dove fate queste? Sì, basta andare... magari li vuoi... Allora, su Facebook abbiamo la nostra pagina sia Arci Neruda che Artefacendo Spazio Lab. Poi invece per diciamo, siti internet abbiamo il sito dell'Arci Neruda che è arcismil.it, lì potete trovare tutte le informazioni per iscriversi. Quindi questi sono un po', questo, diciamo, questa è la programmazione fino a dicembre, gennaio, dopodiché abbiamo intenzione, si spera, stiamo lavorandoci su un corso di inglese che insomma vogliamo dare alla cittadinanza perché credo non ci sia mai stato. Io sarei prima a iscrivermi perché ho un cattivo rapporto con l'inglese. Non ne parliamo molto. Cercare di parlare italiano. Per il momento. I testimoni possono essere qui da me in regia. Ogni tanto quando leggiamo sui giornali, leggo qualcosa, qualche termine in inglese, lo ripeto 10.000 volte, lo possono dire così, perché in inglese non è che sono tanto, tanto diciamo, amico l'inglese. Oltre ai corsi di formazione che facciamo partire con il laboratorio Artefacendo, facciamo anche altre attività ovviamente, tra cui attività live di concerti. Ospitiamo e abbiamo ospitato artisti sia pugliesi oppure anche sammarchesi, ma anche stranieri delle volte. E quindi con questo vogliamo proprio dare alla cittadinanza anche l'aspetto musicale, insomma, che è pure importante, oltre a quello puramente formativo. Quindi, come potete ben notare, ci sono vari aspetti che cerchiamo di curare. Il nostro obiettivo, e credo che lo sarà sempre, è quello di essere un faro per la cittadinanza, cioè un posto, una lucina in fondo ad una galleria, che appunto è il nostro paese negli ultimi tempi, ma non solo il nostro paese. Quindi un punto di ritrovo per la cittadinanza per poter esprimere se stessi, per poter creare nuove cose, nuove opportunità per i ragazzi soprattutto. Questo. Certo, è un messaggio che sicuramente sarà passato anche in questi ultimi periodi vedendo la vostra presenza e le vostre attività. Un altro partner della vostra associazione, giusto, sì. Dei laboratori Artefacendo, sì. È la... Santa Cecilia, no? Sì, la storica Santa Cecilia. Esatto. Vuol dire qualcosa riguardo? Sì, gli avevo detto insomma del vostro invito, e solo che lavorano entrambi. Sarà per un'altra volta. Santa Cecilia nasce prima, come molti sanno, prima, sì. Dei laboratori Artefacendo. E io dico una cosa, mai dare niente per scontato, il fatto di unirsi in gruppi associativi diversi non è assolutamente semplice.
non è molto differente da quando si uniscono o non riescono a unirsi i partiti politici, no? Non è molto diverso, cioè sono fondamentalmente le associazioni che cosa sono? Se non dei gruppi di persone che la pensano in un certo modo, okay. Puoi mettersi insieme, è abbastanza insieme. Complicato. Non è semplice, quindi dico, non è stato scontato e nel corso degli anni siamo riusciti ad avere con Santa Cecilia ed altre associazioni un filo logico comune, forse è quello che poi ti fa creare avanti, delle cose, no? Cioè l'obiettivo è comune, nonostante molte volte ci possono essere diversità di pensiero, assolutamente, cioè. Però ragionando allo stesso modo, con lo stesso obiettivo sociale, civico, culturale, si arriva assolutamente. Santa Cecilia ovviamente si occupa del laboratorio musicale, quindi tutti gli insegnamenti di tutti gli strumenti li trovate a Santa Cecilia, oltre il corso bandistico, oltre la sala prove e oltre la sala registrazione. Sempre tutti all'interno del laboratorio artefacendo. Una cosa particolare che si è attivata quest'anno, quindi invito i genitori di bimbi dai 4 ai 5 anni in su a fare un corso propedeutico musicale, cioè non è un vero e proprio insegnamento musicale, ma danno la possibilità a ragazzini piccoli di avvicinarsi giocando alla musica, alla sonorità, al suono, al sound, al ritmo. Quindi non è vado a imparare a suonare la chitarra o la batteria, no, li sperimento tutti. E il ragazzo stesso che poi decide a quale strumento se avvicinarsi. E secondo me è una bella, bella, bella esperienza, anche perché insomma sviluppare la sonorità, il senso della musica credo aiuti a crescere assolutamente. Certo. E un altro partner è l'ASCI, no? Se hai detto bene. Sì, diciamo noi siamo un'altra l'ARCI, parte, ecco. Un'altra... Ok, per chiarire, noi siamo l'ARCI è il capofila dell'ATS Artefacendo. Quindi Artefacendo è un agglomerato di 5 organizzazioni, noi come ARCI siamo i capofila. Quindi ARCI produce questi laboratori di cui parlava Michele, Santa Cecilia i laboratori musicali e poi si fanno delle cose insieme. Ah, è tutto in questi laboratori. Okay. Mentre l'ARCI in più, che un po' magari può dire sì, Michele si occupa anche del filone da anni storico che è quello del cinema. Sì, sì. Per il cinema cosa? Allora, sabato scorso è partita la nuova programmazione di quest'anno e si protrarrà credo fino a maggio, come ogni anno. È il cinema comunale De Robertis, che l'ARCI gestisce da oltre 20 anni, segue da un lato la programmazione, quella italiana classica del cinema attuale, e da quest'anno c'è una sorta di esclusiva, perché con il laboratorio Artefacendo abbiamo ideato da 3-4 anni, se non ricordo male, un cineforum d'essè, cioè sono dei film che non seguono la programmazione attuale, ma che sono comunque recenti e che sono un po' più, diciamo, complessi, ecco, un po' più importanti. E quest'anno ci spostiamo dai laboratori Artefacendo al cinema comunale, perché lo scorso anno il cinema comunale ha comunque subito, ma in maniera positiva, una digitalizzazione audio e video della propria struttura, quindi c'è stato l'abbandono della vecchia pellicola e quindi si è passati al digitale, quindi questo comporta anche una miglioria qualitativa sia dell'audio che del video, quindi per questo è stato una scelta d'obbligo spostarci lì. Partirà invece il Cineforum questo giovedì il 17, anzi giovedì 17 sì. Alle 21 fino al 5 maggio. Ci ha mandato Nunzio, ci sono sia la locandina del Cineforum, avevamo dato in regia, che quella del cinema classico. Che quello del cinema classico, sì. Che se vuoi dire per gli appassionati la chicca del 21, per chi non sapesse. Ah, il 21, sì, il 21 ottobre, in contemporanea. Per interrogati di cinema. Sì, per tutti gli appassionati di fantascienza degli anni 80 faremo una maratona dalle 5 del pomeriggio sino alle 23 di Ritorno al Futuro, daremo tutta la trilogia e quindi vi aspettiamo. Mercoledì dopodomani c'è questo... Sì, il 21 Ritorno al Futuro, mentre il sabato e la domenica la programmazione classica del De Robertis, invece il Cineforum d'essè ogni giovedì a partire dal 17 ottobre sino al 5 maggio daremo 28 film. Racchiusi per tematiche. Durante, no, sì, racchiusi per tematiche, in cui ci svilupperemo fantascienza, comicità, cinema italiano e altro. Va bene. Poi mi dicevate, mi diceva prima Ludovico nel backstage, prima di registrare la trasmissione, che c'è la possibilità che potreste per questo Natale no, mettere nuovamente le bancarelle, però dicevi
se va tutto come dovrebbe, no? Sì. Cosa ecco bolle in pentola da questo punto di vista? Sì. Se si può sapere qualcosa. Sì, stiamo in fase di studio, ecco. Sì, di studio, bravo. Cioè, come quando parte ogni nuova cosa, no? E sei un po' titubante perché è ovvio che non conosci tutte le variabili, certo. No? Però, come dire, eccitato allo stesso momento perché stai costruendo qualcosa di nuovo. Sì. L'idea è i mercatini di Natale perché uno per esprimersi noi come Arci, con i nostri collaboratori, non solo nelle manifestazioni grandi come Q-Fort e Q-Fort, ma rilanciare anche in periodi extra estivi, no? Alcune attività culturali. È ovvio che fare mercatini di Natale significa correre il rischio di riempirsi di bancarelle inutili. E quello è il rischio che vogliamo non correre. Come è accaduto già qualche anno fa. Come è accaduto, sì, quando, nei timidi tentativi di mercatini di Natale. È chiaro che è difficile, senza dare colpe a chi ha organizzato altri mercatini, è difficile. Ora, la nostra idea parte sempre dall'obiettivo principale, fare cultura e trasmettere cultura di San Marco e Lamis. Quindi l'idea è farla in 3 giorni, il 6, 7, 8 dicembre, perché c'è il ponte lungo dell'Immacolata. Immacolata l'8, sì. Diciamo che quella è poi l'epoca, il giorno in cui si fa il presepe nelle case, no? L'8. Lo faremo anche noi, anche quest'anno, quindi ok. Ci diamo anche da fare. L'idea è farlo in villetta comunale. Perché secondo me la villetta è proprio bella, come dire, architettonicamente, verde anche, e quindi sfruttare, benissimo, sfruttare questa apertura, perché la villa la sentiamo un po' più ristretta, più ecco, più grande. Lì, ecco, lì è come se tu ti immergessi all'interno della natura. Coinvolgeremo qualche scuola, ho già detto di sì, coinvolgeremo gli istituti scolastici che prenderanno cura di un albero che addobberanno con i lavoretti dei propri alunni. Bene. Ora, i 3 filoni che vogliamo curare, sì, sono enogastronomia territoriale, piatti caldi territoriali, dolciario territoriale, quindi come dire non la deliziosa, l'aragosta che si possono trovare da per sempre in ogni ma parte curare le nostre, certo. Quindi crustole, scrapped fatti in milioni di modi, ok, come tema, quindi stimolare la creatività e la fantasia di professionisti del settore. L'altro ramo, per noi che deve esserci sempre comunque, è il ramo associativo e di artigianato. Ora, quindi vogliamo visualizzare questi 3 filoni. I costi ci sono, è ovvio che ecco perché alcune cose dobbiamo valutarle. Da ieri in poi, per i prossimi 7-8 giorni, andremo in giro con la più persone a chiedere agli esercenti, ai privati, ai professionisti, forni, più che contributo, la voglia di fare delle cose, cioè di fare lo stand, di mettersi lì a fare lo stand, a produrre delle cose. Siccome lo faremo, se riusciamo a farlo, lo faremo in collaborazione probabilmente con Gold Viaggi, che è l'agenzia viaggi di... Diciamo con un'agenzia di viaggi. Con un'agenzia di viaggi, okay. Scusate. Non mi preoccupare. Non lo dicevo più, con un'agenzia di viaggi che si è proposta. Sì. Noi accettiamo proposte da tutti. Certo. Quindi che eventualmente potrà, come dire, aiutarci a far venire altre persone da fuori, benissimo, da portare il messaggio fuori dal paese, no, San Marco, Lignano, San Giovanni, eccetera. Il dubbio che abbiamo in questo momento è riusciremo a trovare esercenti, professionisti a che disposizione vogliono fare gli stand, mettersi 3 giorni lì a fare delle cose, a produrre delle cose. Se abbiamo una risposta positiva, i mercatini si faranno. Allora, speriamo, quindi penseremo ad altro. Magari qualcosina un po' ridotta, perché mi raccomando, speriamo. Molte persone ho sentito dire che si sta per fare un comitato cittadino per organizzare qualcosa per muovere un po' il Natale, per organizzare degli eventi, qualcosa. Quindi l'importante è fare qualcosa, ma se non si può fare in maniera anche ridotta. Noi il nostro spazio lo diamo, se volete a fare appelli, a promuovere, a pubblicizzare, eccetera, eccetera. Noi siamo qui a vostra disposizione, come a disposizione, come dico sempre, di tutte le associazioni. Come dico sempre, io preferirei fare durante l'anno, la stagione, 30 puntate di 30 associazioni diverse che non fare trasmissione di politica, attualità, eccetera, eccetera, perché la più bella
cosa, secondo me, in una comunità, in dei paesi piccoli, sono quelle associazioni che si danno da fare senza nessun diciamo così tornaconto personale per la comunità. Bene, io ringrazio gli amici di laboratorio, dei laboratori Arte Facendo, Ludovico delle Vergini e Matteo De Lullo, Michele De Lullo, io non mi devo parlare bene, se no non è Michele De Lullo, non ci riesco. Adesso andiamo avanti con la trasmissione, c'è Angelica con le tecnologie e vi parlerà di un argomento molto interessante. Subito dopo Luigi Tricarico, sanmarcholamis.org, con la sua rubrica Il Fatto, analizzerà un fatto appunto di cronaca accaduto negli ultimi giorni. Poi ancora psicologia con il dottor Antonio Vigone, vi parlerà di un argomento molto interessante della nostra società. E infine con Luigi Ciavarella parleremo nella parte finale dello Storic Music dei Nomadi, quindi c'è ancora tanto da vedere, mi raccomando restate con noi. Linea d'Angelica, grazie agli amici. Grazie a voi. Grazie. Benvenuti in questa seconda parte di Start Week dedicata alle tecnologie. Siamo sempre online, ma il 74% degli utenti non riconosce le minacce. Tre internauti su quattro, circa il 74%, scaricherebbe un file nocivo perché non hanno le competenze per riconoscere i pericoli online. A dirlo è una società di sicurezza informatica che ha somministrato un quiz a circa 18.000 utenti per testare la capacità di individuare le minacce sul web. Le competenze tecnologiche degli utenti sono state messe alla prova con un test che, tra le altre domande, chiedeva di scaricare la canzone Yesterday dei Beatles e solo il 26% ha scaricato un file sicuro. L'incapacità di riconoscere il pericolo online non si limita soltanto alla musica. Secondo la ricerca, un utente su 5 effettua il download di file da siti di varia natura, aumentando il rischio di incontrare fonti dannose. Durante il sondaggio, il 24% è stato poi in grado di riconoscere una pagina web autentica, evitando di selezionare l'opzione che conteneva una pagina di phishing. Inoltre, quanto veniva richiesto loro di indicare le pagine su cui avrebbero tranquillamente inserito i propri dati, il 58% ha indicato siti falsi. Nella vita reale nessun utente si sognerebbe di contare del denaro in un luogo pubblico, non sarebbe saggio. Lo stesso istinto, spiega Len, manager di Kaspersky, dovrebbe entrare in gioco quando gli utenti navigano online. Cercare di tracciare attività nocive e sapere come riconoscere una pagina di phishing o un download pericoloso è fondamentale. Fonte ANSA. Adesso vi lascio in compagnia di Luigi con Il Fatto. Buonasera e bentrovati al Fatto. Nella scorsa puntata avevamo trattato la candidatura delle facche a patrimonio immateriale dell'umanità. Oggi tratteremo un argomento anche lui vicino al popolo sammarchese e non solo, ossia del Pozzo di Stignano. Infatti, pochi giorni fa, il padre guardiano del convento, padre Pietro, ha rivolto a tutti gli amministratori, ai bambini e a tutti i cittadini l'appello a rialzare insieme il Pozzo di Stignano. Infatti, dal convento di Stignano l'appello che è arrivato ai cittadini e alle istituzioni di San Marco è: il poco di tutti riesce a fare cose grandi. Sono passati quasi 2 anni, era il 13 gennaio del 2014, dal tentativo di furto del pozzale rinascimentale del chiostro grande del santuario di Santa Maria di Stignano. Quando mi recai a Stignano, dice il custode del convento padre Pietro, per vedere cosa era successo al pozzo, mi venne un colpo al cuore e stavo quasi stramazzando a terra anch'io. Il grande chiostro cinquecentesco non era più lo stesso. Quel pozzo aveva resistito 5 secoli ai terremoti, alle guerre, ai briganti, ai pastori, all'abbandono. Non ha resistito alle barbarie del nichilismo del nostro tempo, da cui non si salvano ora nemmeno le opere d'arte, come avviene ad opera del fondamentalismo islamico nel Medio Oriente. A San Marco, in quel periodo, c'erano stati anche furti negli appartamenti, assalti alle banche e avvelenamenti di cani randagi. È ora di rialzare il Pozzo di Stignano.
È ora di svegliarsi. È ora di mettere un limite alle barbarie. È ora di rimporcarsi le maniche in una reazione collettiva che ci aiuti a recuperare i valori che hanno reso grande la nostra civiltà. È ora di recuperare la nostra identità. Stignano e San Matteo fanno parte essenziale della nostra storia, della nostra vita. Questo è quando ci dice Padre Pietro e continua dicendo che c'è un progetto approvato dalla soprintendenza che prevede il costo di 11.000 euro per ristrutturare il pozzo di Stignano. La provincia dei Frati Minori ha assicurato il suo contributo. Facciamo appello, continua Padre Pietro, ai cittadini e alle istituzioni di San Marco. Il poco di tutti riesce a fare cose grandi. Tutti sono invitati a partecipare, a dare il loro contributo, gli alunni della scuola, le associazioni, il comune, le parrocchie, perché tutti possano dire abbiamo rialzato il pozzo. Termina qui la rubrica Il Fatto. L'appuntamento è per il prossimo lunedì. Buonasera. Adesso vi lascio in compagnia del dottor Antonio Vigone, psicologo di rubrica di costume e società. Ben ritrovati alla quarta puntata di Startup. Quest'oggi parleremo dell'invidia. L'invidia nasce da un confronto con gli altri. L'invidia è un sentimento che accomuna tante persone e la persona è invidiosa, è quella persona che non riesce più a cooperare con gli altri, non riesce più a collaborare. Perché? Perché non ce la fa. La persona invidiosa è quella persona che all'improvviso evidenzia una serie di critiche nei confronti dell'altro, ma non solo, cerca di giustificare i propri insuccessi, sminuendo l'operato dell'altro. La persona invidiosa è quella persona che non porta nessun beneficio alla collettività o al gruppo di lavoro, anzi, non abbiamo nessun progresso, non abbiamo nessuna evoluzione. La persona invidiosa è quella persona che manifesta un vero e proprio dolore nel vedere l'altra persona progredire, migliorare, ottenere dei risultati. È quella persona che non riesce a superare questa difficoltà perché vede le vittorie dell'altro come una propria sconfitta. E vede l'altro come colui che gli mette il bastone tra le ruote. Quindi è per colpa di questa persona che non riesce a raggiungere degli obiettivi. Di conseguenza, il più delle volte, la persona invidiosa è anche una persona molto subdola. È quella persona che nel momento in cui si rende conto che non è in grado di ottenere dei risultati alla pari dell'altro, cosa fa? Cerca di emulare l'altro in tutto e per tutto. È una persona che è arrabbiata. È arrabbiata perché? L'abbiamo sottolineato poc'anzi. Perché non è in grado di ottenere dei risultati. È invidioso. È invidioso in quanto non riesce a ottenere ciò che vuole. Ma nello stesso tempo la persona invidiosa, dicevo, è subdola perché riesce a mascherare tutta questa situazione e cerca di sfruttare questa situazione proprio nel momento in cui l'altro è disarmato, non sa difendersi, perché sono amici. Quindi, anche per quanto riguarda l'invidia, il più delle volte ci troviamo a vivere in uno stato molto... è qualcosa di veramente particolare, a volte si cade in una vera e propria patologia. L'ho sottolineato poc'anzi, l'invidioso è quella persona che non riesce a produrre, è quella persona che blocca il gruppo di lavoro. Quest'oggi vi voglio lasciare con una frase di Nietzsche,
molto significativa e importante. Nietzsche affermava: quando più in alto sali, tanto più piccolo ti vedi all'occhio dell'invidia. Arrivederci e buonasera. Adesso, nell'ultima parte di Start Week, vi lascio in compagnia con lo Storic Music insieme a Luigi Ciavarella e a Luigi Mossuto. Eccoci arrivati alla rubrica dello Storic Music con Luigi Ciavarella, il curatore di questa rubrica. Ciao Luigi, nella settimana scorsa insieme abbiamo parlato dei Pooh, un grande gruppo musicale italiano. Nelle puntate precedenti, per chi ha perso le prime puntate, hai ospitato alcuni artisti locali come Natale, Luigi Stanco per le Pietre Azzurre e poi Michele Fulgaro nella prima puntata. Nelle prossime puntate magari potrei ospitare vari artisti locali, potremo continuare a parlare di musica nazionale. Parleremo di musica e della storia della musica. Quest'oggi parliamo di un gruppo sulla scena nazionale, come la scorsa settimana, i Pooh. Oggi tocca ai Nomadi, il gruppo più longevo d'Italia e secondi al mondo soltanto ai Rolling Stones. Pensate, i Nomadi dal 61 sono in attività con i Monelli, poi nel 63 iniziano la loro avventura con i Nomadi. Siamo entrati qui in studio con la musica di sottofondo di Un pugno di sabbia. Allora Luigi, i Nomadi nascono negli anni 60, come si posizionano nel panorama politico italiano, musicale italiano, e che musica fanno? Ecco, abbiamo parlato di tu negli anni 60. Praticamente i Nomadi nascono discograficamente nel 1963 con un brano a quell'epoca rivoluzionario, si chiamava Come potete giudicare, che è già tutto un programma, nel senso che incomincia a porre dei problemi per quanto riguarda i giovani, per quanto riguarda la società, nel senso che come potete giudicarci, nel senso che noi siamo giovani e vogliamo una certa libertà e una certa indipendenza. Con questo brano, che poi è una cover di Sonny Bono, si chiama Revolution Kind, loro si fanno conoscere in Italia. Però prima di questo brano, che ha avuto successo nel 63, loro debuttano, questo è del 66, debuttano nel 63 con una canzone che era un inno, l'inno al Modena Calcio, Canarino Vasi. Appunto, la modenese, la canzone dell'Emilia Romagna. No, una piccola parentesi, no, questo è proprio l'inno del Modena Calcio, loro erano di Modena. Sono di Modena, la parte dell'Emilia Romagna, sì. E tra Reggio Emilia, tra Modena e Reggio Emilia. Ormai famosissimo Novellara, questo dove è anche sepolto il cantante Augusto D'Avoglio. Con questa canzone qua è subito dopo il primo 45 giri ufficiale della EMI, della Columbia all'epoca, si chiamava Donna, la prima donna, che anche questa è una cover di Dion, un cantante statunitense. Loro iniziano la loro carriera, praticamente senza citarli tutti, il perno dove ruota la musica pop dei Nomadi è Augusto D'Avoglio e Beppe Carletti, che Beppe Carletti è ancora tutt'oggi. È l'unico superstite, è l'unico sopravvissuto da 61 a quella storica immagine che noi abbiamo dei Pooh, abbiamo vissuto in diretta, queste cose qua. Il brano, abbiamo detto Revolution Kind, insomma, questo brano qua praticamente apre una nuova era per la musica pop, la musica giovanile italiana. Non è il solo, ci sono subito, vengono accostati altri brani, tra cui brani dei Rockers, brani di Kip 84 pure. C'è questo movimento di gruppi che nascono e tutti interagiscono tra loro con questi testi un po' ribelli, diciamo, un po' rivoluzionari. Subito dopo ci sono diversi generi, per esempio ci sono i Corvi erano anche loro di quelle parti là, erano di Parma ed erano famosi perché avevano questo corvo sulle spalle, si chiamava Alfredo, e facevano una musica con un proto-punk proprio, a tutti gli effetti, perché avevano preso, diciamo, l'aspetto più hard, più rivoluzionario, più energico per quanto riguarda il loro modo di porsi davanti al pubblico. Però i Nomadi erano quelli che tendevano più al pop, diciamo, sì. Perché la voce di D'Avoglio era
bella, seducente, lo conosciamo tutti, insomma, calda, soprattutto negli anni 70, chi non se lo ricorda, insomma, da oggi. E questo qua è per quanto riguarda, naturalmente, i nomadi. Il primo successo, anche... no, sempre negli anni 60, arriva nel 67, Dio è morto. No, no, lui, diciamo... Praticamente, i nomadi, rispetto agli altri gruppi che fanno un uso smisurato di cover, loro incominciano subito a trovare una via italiana al pop. Incontrano Francesco Cuccini, che scrive per loro la famosa canzone Dio è morto, siamo nel 66. Dio è morto è uno spartiacque, praticamente, tra una canzone frivola, anche pop, diciamo, beat, c'era il beat all'epoca, è una canzone che, anche se prende dal beat, diciamo, la sua struttura, però esercita una certa pressione sulla società, è una canzone impegnativa. Tutto già ancora attuale, no? È attualissima, pensate che, come abbiamo detto l'altra volta a proposito dei Pooh, perché è un'altra canzone simile a questa, che ruppe sostanzialmente la tradizione melodica italiana, sostanzialmente, si chiamava Brandolo 66 dei Pooh. Ora, per quanto riguarda Dio è morto, invece, ripetiamo sempre questo fatto qua, che venne censurata questa canzone qua. Dalla RAI, nonostante ciò abbia un sacco di radio. La RAI la censurò. Stranamente, Radio Vaticano la trasmetteva regolarmente, perché all'epoca c'era Paolo VI, e praticamente riteneva che fosse una canzone che... Dalla speranza. Parlasse sostanzialmente di speranza, parlasse della società come una speranza. Ora, per questo, inizia con questa canzone qua, il sodalizio con... Francesco Cuccini, che fornisce loro altre canzoni, ne fornirà ancora, e negli anni 70 faranno insieme degli album, sì. Insieme, sia dal vivo, canzone per un'amica, Auschwitz, tante altre, che la collaborazione con Cuccini è stata anche molto esaustiva. E poi passiamo agli anni 70, no? Stai facendo un accenno agli anni 70, dove discograficamente, no? Ma sono stati anche abbastanza molto presenti. Una delle canzoni molto più famose, anzi la canzone che oggi è la canzone simbolo dei Nomadi, nel 72, no? E Io Vagabondo. Nasce quasi 10 anni dalla nascita, finalmente trovano un brano che li rappresenta come Io Vagabondo, anche quest'ultimo attualissimo anche oggi. Certo. Allora, praticamente il periodo pop, diciamo, con la musica leggera, cioè finiscono questi fremiti, questi atteggiamenti, diciamo, rivoluzionari, e inizia una carriera più regolare, quindi loro si dedicano al pop, approfittano giustamente della bella voce di da oggi. Inizia già nel 68 con la canzone Ho difeso il mio amore, che è una cover di un brano di Moody Blues abbastanza noto a quell'epoca là. Loro ne fanno veramente un successo clamoroso, perché... anche gli altri gruppi si stanno indirizzando verso il pop, loro sono quelli più meglio organizzati da questo punto di vista, appunto come dicevo prima, perché avevano questa voce al loro interno. La canzone invece fa 45 giri, ebbe un sacco di successo, molto successo, ma è famoso anche per il retro, che contiene una canzone di... un'altra canzone di Cuccini, si chiama Canzone per un'amica. Canzone per un'amica. Che è derivata, cioè Cuccini l'ha scritta su un fatto realmente avvenuto e praticamente l'ha cantata anche lui nel corso degli anni a venire. Ed è una canzone molto bella che parla di un incidente stradale. Un incidente stradale. In cui è morta questa ragazza che lui conosceva. Dopo questa canzone qua iniziano altre canzoni di successo sostanzialmente, cioè loro hanno finalmente questo successo, e inizio con le canzoni che dicevi tu nel 71, con queste le nostre estate venivano proprio illuminate da questa canzone qua, l'estate del 71, come dicevi tu, con un pugno di sabbia, che ancora tutt'oggi, insomma, sì, provoca una certa emozione. Cantata sempre nei concerti attuali, poi Io Vagabondo, ripeto, nel 72, tanti 72 altri. C'è stato Io Vagabondo, nel 73 mi sembra Crescerai. Crescerai. Un altro brano abbastanza di successo. Poi Ofelia, che parla di amore, diciamo, un gruppo che parla di amore, di sociale, di rivoluzione, contro la pena di morte, no? Quelli verranno dopo, diciamo, i primi anni 70 sono caratterizzati, sì, da questo pop, disimpegno, diciamo, dal punto di vista della scrittura, ma sì, insomma, anche però hanno inciso parecchio nella musica leggera italiana, certo. perché sono delle canzoni veramente stupende, certo. Diciamo, non perché abbiamo una certa età, per cui ce le ricordiamo con una certa nostalgia, però effettivamente ancora oggi resistono al tempo. Assolutamente, e si vede anche, io sono un fan dei Nomadi, non lo posso negare, e si vede anche i concerti di oggi, dove ai concerti ci sono anziani, giovani, certo, piccoli, come dice Peppe Carletti, il tastierista, che è anche il leader del gruppo, l'unico che
è dall'inizio, mi dicevi tu, dal 63. Dice, una volta è il nipote che porta, il nonno che porta il nipote ai concerti, dopo tanti anni è il nipote che porta il nonno. Infatti contano sei generazioni, no? Ma dagli anni 60 a oggi contano sei generazioni. E quindi negli anni 70, ha detto Luigi, si occupavano, i nomadi sono occupati della musica pop, leggera, e è stato un periodo molto proficuo per loro dal punto di vista musicale delle case discografiche. Poi negli anni 80, come diciamo per i Pooh, inizia l'era commerciale e i nomadi di improvviso per tutti gli anni, tutto il corso degli anni 80 vengono dimenticati dalle case discografiche, hanno avuto diciamo, il loro periodo buio, però hanno continuato sempre a fare concerti, incidere pezzi importanti come il pilota di Hiroshima nel 1984, hanno partecipato a vari eventi, nell'89 se non mi sbaglio hanno inciso l'album Contro, che cioè parla, cioè esatto, il fiore nero, tantissimi, adesso ci sono tanti, che magari ce ne dimentichiamo qualcuno, il periodo dove Nomadi poi diciamo nell'89 cambiano anche formazione, dove vanno via il chitarrista e il batterista. Cosa vuoi dire diciamo riguardo questi anni 80, che discograficamente non sono stati così proficui per i Nomadi, ma loro nello stesso tempo hanno continuato a lavorare, a fare concerti, hanno dimostrato qual è la loro vera indole, che continua anche oggi, quella di fare musica, come diceva anche Beppe Carretti recentemente in un'intervista, bisogna fare musica per passione e non perché bisogna guadagnare. Infatti un giornalista che gli faceva una domanda sulla storia dei 50 anni dei Nomadi ha detto a Beppe Carletti, il consiglio giovani che escono dei talent eccetera eccetera, dice oggi ci sono più possibilità per i gruppi emergenti, certo, di uscire, però dice, ha fatto un appello, dice giovani di non puntare subito al successo ma di fare musica esclusivamente per passione. Gli anni 80 allora come siamo messi? Degli anni 70, sì, praticamente sì. La metà degli anni 70. Non ha acceso il microfono. Avviene sostanzialmente un incontro più ravvicinato con Gucci, fanno questo disco, noi ci saremo, noi non ci saremo. Un disco dal vivo, e questo disco qua è un po' sulla scia di un altro progetto analogo che fecero all'epoca, allo stesso periodo, 76-78, tra Fabrizio De André e la PFM, cioè la PFM che cantava le canzoni, suonava e cantava le canzoni di De André, loro sostanzialmente fecero la stessa cosa. Questa, secondo me, secondo molti, è una risposta al cantautorato in italiano, che in quel momento là va per la maggiore, parliamo di Gregorio, di Fossati, parliamo di Venditti, che praticamente è la musica che in quel momento là era sul mercato, insomma. Questo qua avvicinò di nuovo i Guccini con i Nomadi. Però negli anni Ottanta loro, come giustamente hai detto tu, c'è stato un rilassamento, diciamo, c'è stato un cambiamento di organico, molta gente se n'è andata, sono venuti, ed è tornato alcuni nuovi cantanti, tipo Danilo Sacco, mi sembra si chiama. Ma quello negli anni 90. Negli anni 90. Negli anni 80, no, diciamo, c'è stato però Augusto D'Aulio. Negli anni 1989, alla fine di quest'anno, i Nomadi subiscono un cambio di formazione, dove restano soltanto Augusto D'Aulio, Beppe Carletti, i fondatori del gruppo, e Dante Pergheffi, il bassista, che poi morì 2-3 anni dopo con un incidente. E nell'89 arrivano il batterista, attualmente ancora oggi, Daniele Campani, e il chitarrista Cicco Falzone. Poi all'inizio anni 90 i Nomadi inizia una nuova ventata con questa nuova formazione, sembra con Augusto, una nuova ventata positiva, e appunto incidono nel 1991 l'ultimo album con Augusto D'Aulio, che è Gente come noi, dove arrivano bellissime canzoni come belle canzoni dell'epoca, non ricordo il nome, ecco, mi viene Ragazzi dell'Oliva degli anni 70, degli anni 70, anni 70. 70. Anni 90, quindi incidono questo Gente come noi, e poi avviene nel 91, muore in un incidente, nel maggio del 92 muore in un incidente il bassista. Dante Pergheffi, giovane Dante Pergheffi. Nello stesso tempo viene la notizia che D'Aulio aveva un tumore, lui lo stesso continuò fino all'ultimo a cantare, e nello stesso periodo viene una bassista, Elisa, il nome, l'unica donna del gruppo. Poi fine anno muore Augusto D'Aulio il 7 ottobre del 92, alcuni giorni fa,
si è celebrato il 23° anniversario della morte e poi dal 93 avvenne una seconda fase dei Nomadi nell'occasione del loro trentennale, quando poi con la morte di Augusto arriva un nuovo cantante, dicevi Danilo Sacco, con l'arrivo di Francesco Gualerzi alla, con che a me è ancora il cantante, no, Danilo Sacco nel 2011 per motivi di salute ha lasciato i Nomadi come cantante e dal 2012 a oggi negli ultimi tre anni c'è un nuovo cantante più giovane con una voce molto più rock che è Cristiano Turato. Infatti dal 2012 ad oggi i Nomadi hanno cambiato nuovamente il genere musicale molto più rock con musica più elettronica, incidendo nel 2012 per il nuovo album Terzo Tempo, appunto senza indicare il terzo, la terza vita, fase della loro vita dei Nomadi musica. Poi nel 2014 l'anno scorso hanno inciso l'album 50+1 dove nel 2013 hanno festeggiato i 50 anni, ora nel 2014 hanno deciso di fare l'album 50+1 per indicare che si ripartiva nuovamente da 1 e quest'anno 2015 hanno inciso un nuovo album che sta andando veramente molto bene, che è Lascia il Segno. Questo fa indicare come un gruppo sì del passato ma continua a essere presente e che guarda al futuro. E quindi la vita dei Nomadi si divide in tre, con Augusto nei primi 30 anni, per quasi 20 anni con Danilo, dagli 90 al 2010, poi dagli ultimi 3 anni con Cristiano Turato. Negli anni 90, come dicevamo prima, mi dicevi prima, per i Nomadi inizia anche un periodo di sociale, vanno a Cuba, viaggi in Cuba, dove quello che raccolgono con fondi e concerti vanno a portare materiale scolastico ai bambini di Africa in Cuba negli anni 94-95. Dei si occupano di, delle foreste amazzoniche, la canzone dedicata a Chico Mendes, insomma poi verrà assassinato dai, sì. No, molto più sul sociale. Nel 2003 un grande tormentone dei Nomadi, E Io Voglio Vivere, che hanno inciso per i 40 anni, no? Sicuramente la conoscerai, certo. Che hanno inciso per i loro 40 anni nel 2003 con Io Voglio Vivere, che oggi è considerato uno dei, diciamo, delle canzoni più di successo dei Nomadi, insieme a Canzone per un'amica, Io vagabondo, Dio è morto, Ho difeso il mio amore, Un pugno di sabbia, Cioè Voglio Vivere, e un'altra che nel 2006 se la loro partecipazione a Festa di Sanremo con Dove si va, hanno vinto la categoria gruppi e sono arrivati secondi nel 2006 con Dove si va, è una canzone contro la guerra e soprattutto contro la pena di morte, che è un manifesto che loro sponsorizzano da un po' di tempo. E quindi Dove si va è un altro grande successo dei Nomadi, quando si va ai concerti non si può non fare. Nel 2014 esce un nuovo singolo dei Nomadi, Come va la vita, molto bello, e quest'anno c'è il singolo Non c'è tempo da perdere. Quindi è un gruppo che ha fatto grande la storia della musica del passato, che continua ad essere presente sulla scena musicale del presente, contrariamente a quanto i Pooh, cioè, diciamo. L'impegno sociale non è mai mancato. Mai mancato. Sembra la loro stella polare, esatto. Come si dice, è quella che ha guidato sostanzialmente la loro musica nel corso degli anni 80-90 e ancora, infatti, come dicevi, ancora tutto oggi. Abbiamo dimenticato di dire una cosa, che i Nomadi, come gruppo musicale, come artisti nel panorama italiano, è un gruppo che fa più concerti all'anno, addirittura la media loro è di fare 350-180 concerti annui, cioè fanno in settimana mediamente 2 o 3 concerti a settimana, e addirittura negli anni 90 addirittura arrivarono a fare più di 200 concerti all'anno, cioè un gruppo presente, sempre sulla strada, appunto c'è un album, la caratteristica dei Nomadi, essere Nomadi, di spostarsi. C'è un album doppio che si chiama proprio Sulla strada, per la cosa del genere. Sì, credo di sì. Quello che c'ho io, quello che ascolto io sostanzialmente quando voglio ascoltare i Nomadi, post da olio, diciamo, queste cose qua, che effettivamente è molto bella. C'è pure una canzone dedicata a Che Guevara, Ricordati di Chico. Ricordati di Chico, c'è proprio quella di Che Guevara, è sempre comandante nel qualcosa del genere. Ah, comandante Che Guevara, penso, una cosa del genere. La fanno benissimo, un po' una canzone adottata da tutta la sinistra mondiale, praticamente. E loro la rendono veramente epica, proprio, esatto, una cosa veramente stupenda. Bene, Luigi, questo era quanto potevamo dire, pochissimo, in 15 minuti, di un gruppo che in 50 anni ha fatto tanto, presente, addirittura in questi giorni si sta vociferando una loro possibile partecipazione
al Festival di Sanremo. Loro due volte hanno partecipato al Sanremo, nel 72, negli sì, anni 70, se non, forse 72, con il Vagabondo, forse, no, non vorrei dire qualcosa, nel 72. Era una canzone estiva, quella là. Estiva, del Festival estivo. Tutto a posto, mi sembra. Tutto a posto, esatto, nel 72 Tutto a posto e poi nel 2006 con Danilo Sacco, dove hanno vinto la categoria dei gruppi, l'anno era condotto da Panarello, se non, da Iari Blasi, da Panarello nel 2006, hanno partecipato con Dove si va, canzone che sono arrivati secondi classificati, e si vocifera un loro possibile partecipazione. A 71 vinsero il Festival di L'Avana a Cuba, sì. Un festival internazionale, sì. Questo, non tutti lo citano però, è un gruppo che ha autorizzato. È un gruppo internazionale, un gruppo anche militante, è stato, ha fatto canzoni militanti. E infatti, uno degli ultimi album del 2012, diciamo prima Terzo Tempo, con il primo album con il nuovo cantante Cristiano Turato, lo hanno registrato a Londra, proprio per marcare, infatti se tu ascolti, ti invito ad ascoltarlo, è molto più rock rispetto al passato, infatti gli ultimi brani hanno proprio la voce di Cristiano Turato, 40 anni, giovane, che si sente che ha avuto una ventata di novità. Infatti Beppe Carletti ha detto: noi abbiamo scelto proprio Cristiano per dare una ventata nuova nel nostro stile di fare musica. È curioso perché Beppe Carletti negli anni 70 era un gregario, era il tastierista dei Nomadi, niente di particolare. Oggi però è lui, il suo paese praticamente è il Nomadi per eccellenza, perché ha preso le redini in mano, insomma, le ha portate magnificamente nel corso dei decenni. E la disponibilità dei Nomadi è eccessiva, cioè i concerti sono disponibili a fare foto con tutti, e fanno le prove, finiscono, fanno foto con tutti, stanno stare tra la gente, non sono come tanti gruppi oppure attuali, diciamo, emergenti che scappano per non fare le foto. Loro sono lì fino all'ultimo, che richiede fare la foto, fanno le foto, gli autografi. E' bello perché i concerti Nomadi, il pubblico regala ai Nomadi, non so, le bottiglie di vino, i prodotti tipici che loro prendono e poi consumano tra di loro. C'è anche questo affetto tra il pubblico e Nomadi. Infatti i componenti sono sei e il settimo componente è il pubblico. Ci sono dei fans club, in tutta Italia, anche a San Marco. Anche a San Marco c'è uno, mio padre lo fece. Adesso 10 anni non c'è più, però proprio c'era il club Nomadi. Sì. Io mi ricordo chi c'era a San Marco, chi l'aveva sostanzialmente fondato, che è Marisa, la figlia di Michele Giuliani. Forse se n'è andata, però esistono questi fan club in tutta Italia, sono numerosissimi, sono più di 150 e sono sempre presenti in attività dei nomi. Sono seguiti attentamente. Luigi, abbiamo super sforato il nostro tempo, però quando si parla di cose interessanti sicuramente, diciamo, è accettabile. Allora, la rubrica di Historic Music termina qui sulla storia dei Nomadi. Noi ci vediamo tra poco con i saluti e con Luigi settimana prossima per parlare ancora di storia della musica. Grazie ancora, a tra poco con i saluti. Buonasera. Grazie Luigi. Allora, ringraziamo tutti voi telespettatori per averci seguito e come sempre ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno allietato della loro compagnia nel talk con i responsabili dei laboratori Artefacendo, Il Fatto con Luigi Tricarico, la Psicologia con il dottor Antonio Vigone e poi nello Storic Music curato da Luigi Ciavarella. Bene, io invece vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi diamo l'appuntamento con la nuova puntata di Start Week lunedì prossimo, 26 ottobre, sempre alle 21, qui su TRA, al tasto 112 del digitale, e domani alle 12.30 circa ci sarà la replica di questa puntata. Ancora prima, alle 11.30, vi aspetto con uno sguardo tra i giornali, con la nostra rassegna stampa. Grazie ancora per averci seguito. Grazie a tutti, grazie Luigi. Con Start Week. Buona serata.